In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirate dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». Quando leggiamo un Vangelo, solitamente facciamo come in un film. Prendiamo le parti del buono, o comunque del personaggio che il regista consacra ad eroe. Così nel Vangelo siamo sempre dalla parte di Gesù. Oggi, ad esempio, Gesù attacca gli scribi e i farisei. E noi cosa facciamo? Li attacchiamo anche noi, cioè i farisei sono gli altri. Anch'io normalmente faccio così, però crescendo in età e accorgendomi miseramente dei miei peccati, sento di non essere poi migliore dei miei padri, come diceva anche il profeta Elia. Anche io, come prete, sono seduto sulla cattedra di Mosè e di Pietro, e oggi quelle parole Gesù le dice a me. Ma proviamo a farlo tutti noi, questo esercizio di inversione di prospettiva riguardo l'interpretazione del Vangelo. Gesù dice: «Dicono e non fanno». E noi facciamo quello che diciamo? Siamo quei testimoni limpidi di valori che insegniamo poi ai nostri figli? Oppure un insegnante, un educatore, un politico vive realmente quelle dimensioni di virtù che proclama ogni giorno? E quando Gesù dice che leghiamo fardelli pesanti, non siamo noi i primi a farlo? Pensate a quando un genitore dice al figlio di andare a messa e lui per primo non ci va. Ma di fardelli ne buttiamo tanti sulle spalle degli altri, consci o inconsci. Pensate a quando un marito fa il muso alla moglie, o contrario. Quale fardello gli butta addosso e in quel momento non lo vuol muovere neppure con un dito. Quindi oggi proviamo a sentirci noi quei farisei ipocriti. Faremo un bel bagno di umiltà